Buongiorno per Notizie Abruzzo, siamo a Pescara in compagnia dell'onorevole Gianfranco Rotondi. Nuova tornata elettorale, questa volta per le europee e anche per il Comune di Pescara. Gli obiettivi della DC e dell'UDC. Ma la Democrazia Cristiana e l'UDC sono con Forza Italia nella lista del Partito Popolare Europeo. Io sono stato eletto qui a Pescara con una percentuale importante e l'obiettivo di un partito è crescere, quindi vogliamo aumentare, vogliamo riportare l'area del Partito Popolare Europeo ai numeri dei suoi tempi migliori e con un capitano, noi sì che lo possiamo dire, come Silvio Berlusconi sfonderemo, gli altri capitani dovranno cercarsi un altro titolo. Lei è sempre stato vicino un po' a quel sentimento popolare delle richieste un po' che vengono dai cittadini. Quali sono secondo lei per quanto riguarda l'Europa, in particolar modo e poi per Pescara, le richieste del semplice cittadino? L'Europa è vissuta come una dimensione lontana e i cittadini vogliono vedere più da vicino che vantaggi gli può dare. Per ora la percepiscono come una fonte di regole, di sbarramenti e invece l'Europa, come l'Abruzzo sa, ripensando ai tempi migliori del suo sviluppo, l'Europa può anche dare. Dipende da chi ci mandiamo, ecco perché siamo accanto a Berlusconi e a Lorenzo Cesa, che sono politici esperti, che nel Parlamento europeo sapranno far valere queste aspettative. Invece per Pescara? Pescara adesso si dà un'amministrazione nuova con un fuoriclasse che conosce Pescara come la sua stessa vita, perché la vita di Masci e la vita di Pescara coincidono per gli ultimi decenni e quindi ci aspettiamo un salto di qualità. Per l'onorevole Rotondi invece, il futuro politico? Io ho avuto l'onore di essere eletto qui e come vedete sto e resto sul campo per fare gli interessi degli abruzzesi. Naturalmente lavorerò perché al mio posto ci sia qualche talento nuovo dell'Abruzzo, perché sono comunque un dirigente esterno che è stato ospitato in un momento particolare in queste liste e in questi casi si sa che l'ospite non dico dopo 3 giorni ma dopo una legislatura o 2. Grazie, lei ha sempre questo spirito sottile, insomma fa bene alla politica avere anche un po' un'ironia sulle cose. Io parto da un presupposto, che uno deve lavorare pensando alle elezioni che si sono già fatte, non a quelle che verranno, per cui io resto qui impegnato perché ho avuto dall'Abruzzo un sostegno importante in un momento difficile della mia vita politica e quindi farò del mio meglio per essere un deputato che non lascia un cattivo ricordo.